La nostra comunità stasera si è stretta vicino alla comunità ucraina presente sul nostro territorio. Un momento davvero toccante per la mia persona e per tutti i cittadini di Somma Mesina. Noi abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza al popolo ucraino per questa vile guerra voluta dai poteri forti che per il vile denaro fanno guerre e uccidono persone. Certamente questa sera abbiamo dato la prova della fratellanza dei popoli che c'è nel mondo e in Europa, ma una grande lezione la sta dando anche il popolo russo, che sta dimostrando quanto sia al di sopra dell'aggressore, dimostrando fratellanza verso il popolo ucraino. Lei ha parenti in Ucraina? Marito. Sì. Marito, lei l'ha sentito? Come non? Sì, sempre. Come stanno? Cioè, come... Stanno aspettando le cose peggio. Quale zona dell'Ucraina? Ivano-Frankovsk. Ora mi hanno mandato i messaggi i miei amici che sta proprio tutto in fuoco. Cioè, questo è un bombardamento in atto? Sì. Da quale zona ti hanno mandato questo messaggio? Questa Khmelnytskaya Oblast. Ah, questo è quello che sarebbe... Tutti stanno cercando di uscire dalla città, ma ci sono ingorghi di traffico intenso. Io, mia figlia e i miei genitori siamo venuti a casa di mia sorella per stare tutti insieme.